Nessun bambino dovrebbe mai ritrovarsi senza genitori. Oh, poveretta! Cosa ti è successo? Cerca una famiglia! Mio Dio, la vita deve essere stata così dura per te! Ecco, ti adotto! Evviva! Oh, sei molto forte! Oh, mamma, sono così felice! Non perdiamo altro tempo! Vediamo cosa abbiamo qui! Che ne dici di un film sui vampiri? Oh, mi fanno accapponare la pelle! Oh, la mamma è tornata! Ciao, Lizzie, ho una sorpresa per te! Cos'è? Hai portato degli snack? Un regalo? Tada! Saluta la tua nuova sorella adottiva! Saluta Lizzie, mia! Ciao! Non è carinissima! Un vampiro? Ci mancava solo questa! Oh. Non voglio una sorella, mamma! D'ora in poi condividerete la stanza! Bene, ora che vado al lavoro! Mamma, non lasciarmi con lei! Oh, wow, adoro questo posto! Ah! Questo è il mio letto! Cerca di ricordartelo! Ah! Wow, che carino! Non toccare le mie cose! Oh, scusa! Questo è il mio spazio, ok? Tu vivrai in questo angolo! Così va meglio! Rimani nella zona dei perdenti a cui appartieni! Beh, se non puoi cambiare le circostanze, puoi sempre cambiare il tuo atteggiamento! Aggiungiamo qualche goccia di sangue e... Tada! Il nostro luogo di riposo è pronto! Cosa pensi di fare? Oh, perfetto! Mi dispiace, zio Dracula! Oh, uno scheletro! Bene, sogni d'oro! Ma cosa ho fatto per meritarmi questo? Mentre Mia dorme come una morta, Lizzie è al lavoro per studiare i vampiri e le loro debolezze. Luce solare. È ora di mettersi al lavoro. Sale e aglio. Questi saranno i suoi strumenti di vendetta. Oh, lo adorerà. Vediamo cosa ne pensi. Così impari a contrariarmi. Apriamo anche le tende. Sono sicura che Mia apprezzerà la luce del sole sulla sua pelle. Non possiamo dimenticarci nemmeno dell'aglio. Che odore disgustoso! Ah, la luce! Brucia! Che tipo di scherzo malato è questo? Oh, la mia testa! Dentista! Tralala! Oh, adoro questa canzone! Oh, grazie! Oh, ho fatto un casino, eh? Ora avrò la mia vendetta! Vieni qui, tu! Ah! Stai calma! Ehi! Non ce n'è bisogno! Stavo solo scherzando! Cos'è tutto questo rumore, ragazze? Oh! Ciao, stavamo solo... scherzando! Convivere con una sorella vampiro può essere molto complicato! Buongiorno, Lizzie! Oh, mi è venuta un'idea! Vediamo se ti piace il dentifricio all'aglio! È ora di spazzolarmi le zanne! La 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 la! Questo sapore è un po' strano! È aglio! Avresti dovuto vedere l'espressione sul tuo viso! Oh oh! Scusa tesoro, devo fare il bucato! Certo, mamma! Facciamo prima i colorati! Aiuto! Oh, ho dimenticato il piumone! Lizzie, cosa ci fai lì? Tesoro, non puoi farlo! Lo so, mamma! Beh, non spaventarmi più così! Lizzie adora i cereali al cioccolato. Sua sorella non condivide affatto i suoi gusti, però. Che cattivo odore! Dai, sorellina, non fare la perdente schizzinosa. Perdente? Stai cercando di farmi arrabbiare, eh? E se così fosse? Smettila di stuzzicarmi. Ah, sto sanguinando! Ah, la colazione è servita. Aspetta, Lizzie, dove stai andando? È inutile scappare. Ok, e avete visto dove ho messo il sale? Ragazze, lo stavo cercando ovunque! Questo non è un giocattolo, Mia! Prendi questo, sorella! Oh, ho davvero schivato un proiettile! Lizzie non è la ragazza più popolare della sua scuola! Ah, non hai nessuna abilità! Oh, guarda chi è venuto a trovarci! Ottimo! Andiamo a salutarla! Ehi, nerd! Prendo in prestito il tuo zaino, ok? 3 punti, super! Ehi, ridatemelo! Oh, la povera piccola Lizzie non può arrivare così in alto, eh? Non è mai una buona idea scherzare con la sorella di un vampiro. È ora di dare una lezione a questi bulli. Ah, che male!
Dove sono? Cosa sta succedendo? Via di qui! Grazie per avermi salvata, sorellina. Prego. Mia sembra davvero, davvero sospetta oggi. Cos'è quel sorriso felice? Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Un appuntamento con un bel vampiro, eh? Interessante! Super emozionante! Buonanotte, amore mio! Diamo un'occhiata! Perché si è presa una cotta mia? Wow! È bellissimo! Vorrei poter uscire io con lui! Devo solo sembrare mia! Pensiamo prima al tono della pelle! È stato abbastanza facile! Poi, zanne da vampiro. Penso di sapere cosa fare. Wow, sono lunghissime. Ci siamo. Finito. Penso di aver fatto un ottimo lavoro. Oh, aspetta. Ho dimenticato i capelli. Meno male che mi è rimasta questa parrucca di Halloween. Ora non resta che indossare i vestiti di Mia. Oh, ma se si svegliasse, dovrei prepararmi anche per quello. Così va meglio. Jack il vampiro non vede l'ora di incontrare l'amore della sua vita. Oh mia, siamo perfetti l'uno per l'altra. Ciao. Aspetta un attimo, sembri un po' diversa dalla foto. Beh, non importa. Brindiamo al nostro fatidico incontro. Oh, le nostre ostriche sono arrivate. Oh, che fantastico riposino. Ehi, cosa sta succedendo? Scommetto che dietro a tutto questo c'è Lizzie. Oh no. Sono in ritardo! Grazie per i vestiti! Lizzie! Me la pagherai per questo! Le ostriche sanguinose sono deliziose! Assaggia! Oh wow! Sembra deliziosa! Ti piacerà! Che schifo! Jack, cosa stai facendo? Oh, siete due? Ops, beh, questo è imbarazzante. Beh, immagino che la vera cena sia servita. Ho un'idea migliore. Ecco il tuo cocktail di sangue, signorina. Non hai tempo per riposare, sorellina. Torna al lavoro. Sembra che il piano di Lizzie fosse condannato fin dall'inizio. Sto arrivando. Ciao, siamo del servizio di caccia ai vampiri. Hai qualche vampiro in casa tua, signorina? Oh, non sono un vampiro. Dammi solo un minuto, signore. Mia è qui per te. Dobbiamo pensare a qualcosa. Il tuo minuto è scaduto, signorina. Ancora un minuto, per favore. Resta qui, indossa questi occhiali. Così. Metti anche una molletta. Ti proteggerà dall'aglio. Adesso nascondiamo le zanne con il rossetto. Ora il tuo travestimento è completo. Sono stanco di aspettare. Ora diamo un'occhiata alla lista di controllo per il rilevamento dei vampiri. Zanne, non ne vedo. Ora dimmi cosa ne pensi di questo. Oh, adoro l'aglio! Davvero? È ora la mia parte preferita. Avremo bisogno della protezione solare alta per questo. Aha, ora ti beccherò. Cosa c'è? Mi piace abbronzarmi di tanto in tanto. Oh, va bene, hai vinto questa volta. Ma vediamo come reagisci all'odore del sangue fresco. Ti piace? Tutto tranne questo. No, no, non mi interessa. Bene, allora immagino che me ne andrò. Arrivederci, signor Van Helsing. Buon compleanno, sorella. Esprimi un desiderio e spegni la candelina. È per me, che bello. Mi chiedo cosa ci sia dentro. Abbiamo un messaggio per te, signorina mia. Wow, adoro questo look gotico. Incredibile, sono stata accettata alla scuola dei vampiri. Oh, sono così felice per te. Devo sbrigarmi a fare le valigie. Devo assicurarmi di non dimenticare nulla. Oh, Lizzie, non essere triste. Verrò a trovarti tutte le volte che posso. Promesso? Certo che sì. Dopotutto siamo sorelle. Bene, è ora di andare. Benvenuti al liceo dei vampiri. Ma aspetta, dove sono tutti gli studenti? Oh, ecco che arriva la prima succhia sangue. Benvenuta a scuola, Mavy. Ah! Guarda dove voli, perdente! Oh, dove sono le buone maniere? Ehi, attenta! Sono sicura che sai chi sono. Oh, la pagherai per questo. Ricorda le mie parole. Lascia andare la mia gamba. Ciao, sono Mia. Oh, beh, vai. Sai almeno con chi stai scherzando, piccola mendicante. Ecco, prendi. Ok, seguitemi e cercate di tenere il passo. Ecco le vostre cripte, ragazze. Fredde, buie e piene di ragni.
Ora sistematevi e cercate di non fare tardi a lezione. Brr, fa davvero freddo. È piuttosto accogliente. Penso che mi piacerà qui. Oh, questo cartone è scomodo. Non ho bisogno di vicini. Ma... mi chiede come se la stia cavando Molly. Andiamo a controllare. Non deludermi, piccolo amico. Io credo in te. Facciamolo. Beh, questo sarà sicuramente un anno divertente. Oh, da dove vieni? Esci dal mio bagno e non tornare. Oh, non c'è motivo di essere così violenti. Oh, che male. È ora della primissima lezione pratica degli studenti vampiri. Wow, che carino. Ah, chi sei? Oh no, è un lupo mannaro. Ok, non facciamo niente di avventato. Oh sì, vampiro contro lupo mannaro. Vieni, cucciolo. Oh, ti piacerebbe. Non mi puoi fregare così facilmente. Chi vuole un assaggio delle mie zanne? No, non mangiarmi. Prendi questo, cattivo. Sono abbastanza ricca per difendermi. Prendi questo. Fine della corsa, succhia sangue. Ecco, goditi un po' di aglio. Ah, aiuto! Fai qualcosa, Mia! Siamo finite, Mia! Dite addio alla vostra non morte, voi due! Oh no, ho paura! Mi fa il solletico! Che approccio insolito! Non molto appropriato, ma sicuramente efficace! Beh, direi che meritate una... Cavolo, ho tanta fame! Potrei mangiare un cavallo! Giù le mani, prima i soldi! Ehi, non è giusto! Benvenuta a scuola! Oh, vabbè, troverò del cibo da sola! Cosa abbiamo qui? Ora preparo uno spiedino! Delizioso! Oh, che schifo! Bene, diamo un'occhiata al menù! È tutto così semplice! Vieni qui tu, sono affamata! Tutto quello che vuoi, signorina Molly! Vorrei qualcosa di speciale! Subito! Qui abbiamo ogni tipo di cucina per te! Ah sì? Ottimo servizio! Penso di essere in vena di cibo giapponese. Ottimo piano, Molly. Grazie mille. Buone notizie. Oggi faremo un esame sul terrore. Prima di tutto, una dimostrazione. Non ti preoccupare, tesoro. I vampiri devono sapere come ispirare paura e orrore. Cos'è successo? Ecco il tuo bastone, nonna. Ciao, ciao. Bene, signorine, tocca a voi. Ecco le vostre vittime! Oh, è davvero fantastico, non è vero, Molly? Devo prendere A! Ecco la prima vittima! Mia ha una terrificante sorpresa per lei! Chi c'è? Sei già spaventata? Ah, è troppo spaventoso! Aspetta solo un momento! Non ti preoccupare! Ci occuperemo subito dei tuoi brufoli! Così va meglio! Ora non spaventerai le persone a destra e a manca! Beh, ora puoi andare! Nel frattempo l'altra vittima non sospetta nulla! Ciao, amico. Sono venuta per te. Ti piacerebbe. Sono fuori dalla tua portata. Ti lavi mai i denti? Guarda questi piccioncini. Non sanno che sono già condannati. Salve, piccioncini. Oh, adoro il sapore della paura. Yes! Oh, sembra che qualcuno fallirà questo test. La signorina Mary non ne sarà contenta. Oh, dai un'occhiata, Mia! C'è qualcuno? Per favore, aiuteresti una vecchia signora? Penso che abbia perso gli occhiali, Molly. Oh, eccoli! Bisogna sempre aiutare gli anziani bisognosi. Ecco, nonna! Oh, grazie mille, tesoro! Sei proprio... proprio... Aspetta, siete... ho bisogno di un paletto, presto! Ci sono i vampiri! Ehi, dopo tutto siamo riusciti a spaventare qualcuno! Bene, ragazze! Mostrami il tipico atletismo da vampiro! Nevi tu in battuta! Mia, tu ricevi! E via! Oh sì? Che colpo! Hai visto, Mia? Sto correndo! Sto correndo! Non volare così lontano! Aspettami! Ci sono quasi! Eccoti! Beh, sono fantastica o no? Certo che lo sono! Ottimo lavoro, Mia! Oh, guarda queste zanne! Siamo fatti l'uno per l'altra! Molly, stiamo studiando! Andiamo! Non posso giocare oggi, signorina Mary, ho i tacchi! L'ultima collezione Balenciaga! Oh, bene, se ti mostrassi questo... cosa vuoi che guardi? Non esiste! È il vampiro dei miei sogni! Oh, aspetta, vado a prendermelo! Mi piacerebbe vederti provare, Molly! Ehi, tu, questo è il mio ragazzo! Quindi stai lontana da lui!
Ah, sei così spaventosa! Me ne vado! Oh, Molly, sai io! Puoi dirmelo dopo, Dan! Oh, dove sono? Ciao, amico! Anche io sono bloccata qui! Wow. Beh, Molly, ti meriti una... Bene, bene, vediamo! Cosa abbiamo qui? Oh, non male! Bevande ricche di sangue di ogni varietà! Ma non voglio calorie extra oggi! Oh, buona! E fa bene alle mie arterie! Ciao, Mia! Oh, voglio assaggiarne un po' anch'io! Un vampiro povero come me non può permetterselo! Ma ok, ce la posso fare! Vorrei una bibita al sangue e ciliegia, per favore! Ah sì? Te la faccio vedere! Oh, questa cosa è resistente! Non ho lasciato nemmeno un graffio! Ma non c'è niente che le mie zanne non possano gestire! Oh mia, sei incorreggibile! Dai, muoviti! Oh, oh, oh! Oh, una moneta! Ti stavo cercando! Che c'è? Dov'è la mia bibita al sangue? Nessuno ti ha insegnato a condividere! Oh, non è giusto! Va bene, signorine. Oggi tratteremo un nuovo argomento. Chi vuole parlare alla classe? Andiamo. Non siate timide. Non vedo mani, signorine. Guarda, ecco la mia mano, signorina Mary. Devo dire che mi state deludendo. Ok, bene, hai vinto, Mia. Vieni. Oh, sì, arrivo. Va bene, da dove comincio? Sono stata in biblioteca tutta la notte. Beh, il sanguinoso regno del conte Dracula è iniziato nel... Ma a volte imparare cose nuove è molto estenuante. E così, 500 anni dopo, la Transilvania divenne uno dei... Ehi! Eh? Oh, sì, sì. A più, meraviglioso. Hai fatto un ottimo lavoro, Mia. Oh, è proprio una nerd. La mia presentazione è molto più eccitante. Eh? Cos'hai lì? Wow! Quello è lui, signorina Mary! Tremate tutte! Guardate, mio zio, Vlad Dracula! Salve, giovani! Oh, le mie zanne non sono più quelle di una volta! Perché mi hai svegliato, Molly cara? Stavo facendo un sogno sanguinoso! Non fare la cattiva! Eh beh, immagino che non fosse dell'umore! Ops! Hai visto, Mia? Questa scuola ha bisogno di una seria pulizia. Ah, cerchi una bidella, signorina? Oh, guarda quanta polvere! Oh, oh, che c'è? Ah, come fate a far arrivare il succo di pomodoro in tutti i corridoi? Ah, mi chiedo cosa ci faccia un essere umano qui. Aspetta, il corridoio è chiuso per le pulizie. Sei cieca o cosa? Oh, non dovresti parlarmi così. Che cos'è? Ehi, dove sei? Che strano. Ehi! Ferme! Ho appena pulito questi pavimenti! Trovate un altro corridoio in cui bighellonare! Ah, questi ragazzi sono così maleducati! Oh, e ora mi sono fatta male! Oh. Ciao, hai bisogno di aiuto? Ah, aspetta, non farlo! Ah, non posso credere che l'abbiate fatto di nuovo! È il decimo inserviente questa settimana! Bene, signorine, non toccate le ragnatele però! Mi piace come sono venute quest'anno! Salute, signorine! Questo è stato un anno molto produttivo! E oggi sono orgogliosa di darvi i vostri diplomi! Mia, sei il vampiro più intelligente che la nostra scuola abbia mai visto! E così ti sei guadagnata tutte queste ricompense! Adesso tocca a te, Molly! Sì, sì, sto arrivando! Oh, Molly, sapevo che ce l'avresti fatta alla fine! Sono davvero orgogliosa anche di te, Mavy! Mi mancherete tantissimo, ragazze! Ora facciamo una foto ricordo! Allora fate un bel sorriso! Oh, che strano! La macchina fotografica deve essere rotta! È solo che questa è una scuola di vampiri! Di vampiri! Ho sbagliato indirizzo! Siamo in ritardo per la lezione di matematica! Ha qualcosa incastrato tra i denti! Guarda come si è ambientata bene! Così non va! Ah, ti ho presa! Ehi, cosa fate? Allontanatevi da me! Non sei stanca di essere una perdente, Maya? Anche il mio piercing pensa che fai schifo! Perdente! Siete così cattivi! Me ne vado! Nel frattempo, Mavy si sta godendo la sua popolarità! Sta per mettersi in mostra ai suoi follower! Questa sfida di Pikachu le farà sicuramente guadagnare miliardi di like! Ehi, Maya! Cosa ci fai qui? Scusa per l'interruzione, ma... Oh, non preoccuparti, Maya! Accomodati e dimmi cosa succede! Sono una perdente! Lo dicono tutti i miei compagni di classe! Beh, non ascoltarli! Ehi, perché non facciamo un fantastico restyling? Wow, sei fantastica, Mavy! Beh, prima di tutto lavoriamo sui brufoli! Guarda cos'ho! Nel frattempo i brufoli se la stanno vivendo come dei reali!
Vediamo cosa c'è in programma oggi. Ecco qui. Vieni fuori. Allontanati immediatamente dalla nostra regina. Non sono consentiti il restyling. Hai visto, Maya? Non possiamo rinunciare. Passiamo al piano B. Saluta l'aspirapori, Maya. Eccomi. I brufoli ora sono nei guai. Si pentiranno di averci preso in giro. Bene, dov'è la mia cannuccia? Oh no, sto scomparendo. Succo di brufolo, delizioso. È così che si fa. Ha funzionato, Mavy. Finalmente sono bella. Evviva, in realtà abbiamo ancora molto lavoro da fare. Tira fuori il dito, è disgustoso. Sei fortunata che io abbia questo rifinitore a portata di mano. È ora di sbarazzarsi di tutti questi brutti peli. Bene, mettiamoci al lavoro. Così va meglio. Ehi, sono brava o no? Oh no, non esiste, non possiamo lasciare che questo accada. Allarme! Ciao, ti sono mancata? Diamo inizio a questa festa viscida. Sembra che il rifinitore sia senza speranza. Questo gadget avrà bisogno di una lunga, lunghissima pulizia. Non posso credere di poter respirare di nuovo. Bene, ma ti sei mai lavata i denti? Beh, non è mai troppo tardi per iniziare. Questa matita sbiancante può pulire anche le zanne più sporche. Una vera magia dentale. Ora le zanne sono finalmente di nuovo pulite. Aggiungiamo solo l'ultimo tocco finale e... Perfetto! Voglio dire, lo è, ma... Ora ho bisogno degli occhiali da sole per parlare con te. Bene, qual è il prossimo step del restyling? Trecce sono da nerd. Bene, sbarazziamoci di loro. Oh no, questo è un disastro! Stai ferma! Io non mi arrendo! Però sembro come le ragazze sulle copertine delle riviste! Sì, stai benissimo! Ehi, i tuoi capelli si stanno spettinando! Così! I miei capelli sono davvero molto ribelli! Vogliono solo festeggiare! Beh, non ci saranno feste sotto la mia supervisione! Devono stare fermi! Ma sembra che i capelli abbiano le loro idee! Stanno continuando la festa! Avremo bisogno della lacca! E ne servirà molta! I capelli di un vampiro devono essere perfetti! La lacca per capelli può domare anche i capelli peggiori! È inutile fare resistenza! Continua a spruzzare e alla fine vincerai! La festa è finalmente finita! Oh, grazie mille, Mavy! Guarda questi due che scherzano! Oh, sono veri? Dobbiamo depilarci, Maya, subito! Non farà male! Le strisce di cera sono pronte per l'azione! Ehi, bello! Sei incredibile, mia signora! Oh, che forte abbraccio! Staremo insieme per sempre! Andiamo via! Ah, che male! E dai, Maya, stai benissimo! Dammi il 5! Oh, guarda questo ragazzo! Ehi, che ti succede? Pronto? Terra Maya? Ehi! Oh sì, eccomi! Stavo solo ascoltando la musica! Ok, dobbiamo pulirti le orecchie! Subito! Non c'è orecchio che questo pratico dispositivo non possa gestire! Il cerume non può resistere alla potenza di queste vibrazioni! Ora le orecchie di Maya sono belle e pulite! Bene, missione compiuta! Tirami fuori! Ci siamo, Maya! È semplice! Guarda che roba avevi nelle orecchie! Che schifo! Sbarazziamocene! Aspetta! Cos'è questo odore orribile? Ma guarda i tuoi piedi! Sai cos'è una pedicure? Prima di tutto, tireremo fuori il separatore per dita! Oh no! Non mi piace per niente questo posto! Avremo bisogno di un respiratore! Senza saremmo condannate! Beh, abbiamo sempre saputo che la bellezza richiede sacrificio! Al lavoro! Bene, missione compiuta! Ora è il momento della parte più eccitante! Penso che ti piaceranno rosse! Sì, è un colore fantastico per lei! Tiriamo fuori i nostri migliori pennelli! Questo lavoro può essere affidato solo ai professionisti più talentuosi! Fin qui tutto bene!
La pedicure sta procedendo perfettamente, ma rendiamola più vivace. Useremo questa pratica stampante per unghie. Facile e comoda. Che gadget meraviglioso, vero? Oh, i miei piedi sono assolutamente perfetti adesso. Dobbiamo ancora lavorare sul trucco. Oh, non vedevo l'ora. È sporchissima. Ok, ti pulirò. Tieniti forte. Ciao, fai come fossi a casa tua. Non ti piace l'acqua, eh? Beh, non preoccuparti, sarò molto delicata. Fidati di me. Oh, smettila di urlare. Ogni spugnetta per il trucco deve farlo prima o poi. Ok, ora è bella e pulita. Finalmente possiamo metterci al lavoro. Il primo passo per applicare il trucco è il fondotinta. Oh, Maya, presto sarai bellissima. Tutto bene lì, Maya? Alzati, non abbiamo tempo da perdere. Avanti, scegli quello che vuoi. Troppo brillante, troppo cupo. È davvero tutto quello che c'è, Mavy? Oh, non essere così schizzinosa, Maya! Basta! Non ho altri outfit! Davvero? Oh, che ne dici di quella bella camicia in rosso sangue? Oh, ci sono un sacco di peli! Ok, Maya, calmati! Liberarsi dei peli è davvero facile! Guarda e impara! Un rullo levapelucchi tornerà davvero utile in questa situazione! Tutto lo sporco gli si attacca come colla! Ehi, ma chi pulirà me adesso? Oh, liberiamoci anche di questo! Grazie, ragazze! Sapevo di poter contare su di voi! Il nuovo look di Maya è fantastico! È elegante, colorato e vampiresco! Wow! Ok, Mavy, sono pronta ad affrontare il mondo! Ah, la scuola! È fantastico essere qui! Maya? Non ci posso credere! Sei così! Facciamo una foto, ok? Oh, lei è super carina! Maya, siamo semplicemente fatti l'uno per l'altra! Posso invitarti a un appuntamento? Oh, che offerta allettante! Ops, scusa un secondo! Oh, devo andare al dormitorio! Ciao, ciao! Oggi è il primo giorno della mia nuova vita! Ehi, Mia, stai benissimo oggi! Grazie, Adam! Ho lavorato molto duramente sul mio look! Mi sa che ti sei dimenticata di lavarti i denti! Sono senza parole! Ok, Mia, niente fiori per te oggi! Ecco invece un idropulsore! Come funziona quella cosa? Non ti lascerò mai, mio tesoro! Ehi, che diavolo sei? Qualcuno che ti butterà fuori di qui! Questi denti devono essere bianco perla! Esce e non tornare! Mi hai salvato i denti! Che ne dici di ringraziarmi con un piccolo bacio? Beh, magari più tardi, ok? Dai, ragazza, di cosa hai paura? Scusa, devo andare! Mia, torna qui! Sono pronta per il mio appuntamento! Cielo, non riesco a credere a quanto sono sexy! Ma, oh, cielo! Immagino di dovermi occupare anche di quelli! Aiutami a depilarmi, amico, per favore! Farei qualsiasi cosa per te, mia signora! Non esistono peli in grado di fermarmi! Nessun sacrificio è troppo grande per amore della bellezza! Grazie, mi hai davvero aiutata! Ah, assolutamente perfetta! Fare i bagni normali è noioso! Una bomba da bagno renderà sicuramente le cose più eccitanti! Mettiti al lavoro, ragazza! Oh, la temperatura è proprio quella giusta! Serve più schiuma qui, di più! Non rilassarti! Come vuoi, padrone! Darò tutto quello che ho! Ah, non c'è niente di meglio per concludere la giornata di un bel bagno rilassante! Oh sì, amo questa canzone! Ciao, Lizzie! Ehi, posso ascoltare anch'io? Puoi prestarmi un auricolare? Oh, certo, ecco! Oh, Lizzie, è orribile! Ma sai esattamente cosa potrebbe aiutarti? Dobbiamo proprio! Questo gadget ti pulirà le orecchie! Ehi, c'è qualcuno a casa? Apri, è il servizio di pulizia delle orecchie! Ah sì? Bene, l'hai voluta tu! Oh, sembra che sia il posto giusto! Da dove comincio? Oh no, questo è un disastro! Richiederà delle pulizie di primavera totali! Renderò tutto perfettamente pulito in men che non si dica! Ecco, Lizzie, visto? Non ha fatto male! Oh, come osate farlo? Sono un professionista! Bene, è perfetto! Ora sbrighiamoci a stirare! Non deludermi ora, amico! Sono in ritardo! Oh, che ti prende? Non sei dell'umore giusto! Guarda che pieghe! Dovresti vergognarti! Oh, quasi dimenticavo! Devi avere molta sete!
Bene, ecco qua. Ora attiviamo la funzione vapore. Il mio vestito deve essere assolutamente impeccabile. Beh, come so? So di essere perfetta. Batti il 5. Oh, che male! Lizzie, devi vederlo. Questo nuovo video è semplicemente fantastico. Ehi, amica, stai bene? Cosa intendi? Oh! Beh, Lizzie, il tuo naso ha bisogno di cure. Non ti farà affatto male, lo prometto. Questo piccolo dispositivo risolverà le cose. Ciao, stai cercando qualcuno? Beh, questo è il mio territorio. Quindi tieni le lame lontane da questi peli. Va bene, amico? Mi aiuto! Quello era il mio tagliapeli preferito. Oh, ha funzionato davvero. Il mio naso è finalmente bello e pulito. Oh, ti pentirai di esserti messo contro di me. Mi libererò di te in un modo o nell'altro. Io ho lo strumento perfetto per farlo. Non sei più il benvenuto qui, brufolo. Quindi faresti meglio ad arrenderti. Non mi muovo di un centimetro, amico. Vai a trovare un'altra faccia su cui stare. Non così in fretta, cowboy. Aspetta e vedrai. Non me lo aspettavo, ma non importa. Ho un altro trucco in serbo. Fatti da parte, amico. Lascia che se ne occupi una vera professionista. Io? Cosa ho fatto per meritarmi questo? Oh, che crudeltà! Non c'è nessun brufolo che possa scapparmi. Wow, che bel risultato! Pronta a perdere, Mia? Dovrei chiederlo io a te, Alice. Oh, la mia unghia! Non preoccuparti, Alice. So cosa fare. La sistemeremo subito. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Non sembri molto sexy, ma non preoccuparti, sono qui per aiutarti. Ora non resta che limare delicatamente. Sei pronta, ragazza? Non credo di esserlo. Ho tutto sotto controllo. Oh mia, hai fatto un ottimo lavoro. Perché non dipingiamo le unghie, già che ci siamo? Scegli un colore. Rosa, per favore, è il mio preferito. Bene, andiamo. Oh, adoro quello che stai facendo. Te l'avevo detto che non c'era motivo di preoccuparsi. Adesso l'asciughiamo sotto una lampada. Oh no, ho di nuovo paura. Non aver paura, sono qui con te, piccola. Sei al sicuro? Grazie per aver fatto questo per me. Non ringraziare me, Alice. Ringrazia questi pratici gadget. È ora di colazione. Cibo, spazzatura e soda. Perfetto. Fa male, lo so, ma cielo, è delizioso. Ops. Ehi, ho bisogno che ti svegli, amico. Puoi ripulire tutto per me? Qualcuno ha menzionato le pulizie? Oh, sono al mais, le mie preferite. Sapevo che ce l'avresti fatta. Grazie per l'assistenza. Oh, colpa mia. Wow, non posso credere alla mia fortuna. Sto arrivando. No, non puoi averle. Non è giusto. Non te lo permetterò. Ti fanno male. Ho fame, dammele. Assolutamente no, dammi le patatine subito. Cosa pensi di fare? Ridammele, questo è un ordine. Oh, ti stai soffocando? Ah, ti sta bene. Non comportarti mai più così. Ciao, voglio farmi un tatuaggio. Deve essere qualcosa di davvero, davvero carino. Certo, signorina. Bene, facciamolo. È ora di mettersi al lavoro, amico. Una nuova cliente? Oh sì, andiamo. Non c'è niente di più appagante delle arti visive. Rilassati e guarda il professionista al lavoro. Ecco qua, bello, eh? È un po' troppo ordinario? Cosa? Ma mi sono impegnato tanto. Come osi insultare la nostra arte? Vediamo se ti piace questo. Oh sì, lo adoro. Bellissimo e sinistro. Oh, stai bene, signorina? Ehi, dove sei? Cielo, devo cambiare lavoro. Oh, i miei capelli meritano una pettinatura di prima classe. Ah, proprio quello di cui ho bisogno. Dovrebbe funzionare. Qualcuno ha bisogno dei miei servizi? Ti stai acconciando i capelli? Permettimi di aiutarti. Adoro fare questi giri. Niente male. Ma perché fermarsi qui? Ho un lavoro anche per te. Ehi, chi è là? Oh, capisco. Vuoi degli accessori nei capelli, eh? Si può fare. I brillantini sono i migliori amici delle ragazze. Beh, sono bella o sono bella? Finalmente sono tornato a casa, cielo, sono così stanco. Chi sapeva che studiare potesse essere così difficile? Dove ho lasciato il mio massaggiatore? Mi servirebbe davvero un po' di aiuto. Cosa c'è che non va, signore? Mi fanno male le spalle, quindi mettiti al lavoro, per favore. Oh, così va meglio. Sei il miglior gadget del mondo. Oh, che ne dici anche di un massaggio ai piedi? Puoi farcela, ho fiducia in te. Cielo, ho bisogno d'aria.
Ehi, cosa c'è che non va? Svegliati! Non hai ancora finito! Sì, sto arrivando. Non ti deluderò di nuovo, signore. Grazie mille. Oggi credo che indosserò questo. Perfetto! La cosa migliore è che mette in risalto i miei piercing. Oh, sì, adoro il nostro look. Ti aggrovigliarai subito intorno a me. È la cosa che preferisco fare. E dai! Ah. Staccati tu! No, non mi arrendo! Così va meglio. Elegante e funzionale. Ehi, ehi. Oh, sei proprio cattiva. Oh, che terribile mattinata. Oh, cielo, non mi piacciono quelle occhiaie. Avrò bisogno di molto correttore per risolvere questo problema. Ma dove ho messo la spugnetta da trucco? Oh, nemmeno tu sei molto sexy. È ora di farti un bel bagno caldo. Non riesco a credere a quanto tu sia sporca. Grazie al cielo c'è abbastanza schiuma qui per risolvere il problema. Oh, sei già meglio. Anche tu ti senti meglio, eh? Ora sbrighiamoci e lavoriamo sul mio trucco. Il mio look deve essere assolutamente perfetto oggi. Ok, dov'è il mio rossetto preferito? Trovato! Mi stavi cercando? Bene, eccomi qui. Non preoccuparti, le tue labbra saranno perfette. Bello! Adoro quello che hai fatto.